Questa sera presso la stazione di granicoltura di Santo Pietro un importante incontro. L'associazione Pro Santo Pietro ha tanto parlato dell'importanza di questo territorio, l'importanza di valorizzarlo perché è un territorio, insomma, che produce, un territorio dove la gente abita, un territorio che la gente ama. Quindi stasera tante personalità, insomma, stanno parlando per dare il loro contributo, per spiegare anche, far vedere dei modelli, quale per esempio quello di Favara di cui, insomma, sta parlando, il notaio Bartoli. Bartoli, o abbiamo anche la presenza di un grande artigiano di Caltagirone, Giacomo Alessi, che insomma sta dando anche il suo contributo per far capire quanto l'arte possa anche aiutare in un territorio e quanto sia importante valorizzarlo. Insomma, tanti ospiti. Giovanni, ma innanzitutto qual è l'obiettivo principale di questo incontro? Allora, tutte le nostre attività sono state sempre rivolte al rilancio del territorio, a mettere in evidenza tutte le potenzialità di questo posto. Soprattutto per quello che riguarda l'aspetto delle aziende agricole che producono qui, di tutte le aziende ricettive che esistono e che speriamo sorgeranno, e soprattutto per quello che riguarda tutte le potenzialità che ha questo luogo sotto il profilo turistico. Ovviamente oggi, attraverso la presenza per esempio del professore Colloca, Carlo Colloca è un sociologo che si occupa di progettazione partecipata, attraverso la sua esperienza e la sua preparazione può intravedere e delineare un cammino che questo territorio può fare, ma che è possibile solo se tutti quanti insieme, partendo dal basso, partendo dalle istanze che vengono da parte delle aziende, partendo dalle istanze che partono da parte dei residenti. Un evento come questo è stato possibile solo grazie a loro. È chiaro che noi ringraziamo vivamente tutti gli intervenuti, il professore Seminerio, che è un nostro amico caro, Giacomo Alessi come ceramista e artista, il notaio Bartoli che ci sta trasferendo la sua esperienza fantastica, dove un quartiere totalmente degradato di Favara si è trasformato in un posto conosciuto in tutto il mondo che attrae migliaia di turisti. La presenza di Antonio Presti chiaramente è la ciliegina sulla torta che dà la misura di quanto questo luogo possa essere interessante e delle potenzialità che effettivamente questo posto ha e non ha mai potuto esprimere perché non è stato mai attenzionato, forse perché non attrae gli interessi dei pochi, ma potrebbe soddisfare gli interessi dei tanti, tantissimi che lavorano in questo territorio. Una parola vorrei spendere riguardo all'area protetta in cui noi viviamo. Vorrei dare alcuni numeri. Un'indagine di Unioncamere Trentino ha dimostrato che in Trentino il 30% dei turisti vanno per visitare i parchi, il 50% dei turisti che vanno in Trentino vanno anche per visitare i parchi e l'IVA che viene generata da questo flusso turistico è pari al doppio dei costi di gestione dei tre parchi. Quindi chiaramente il paragone non si può fare con quella regione che è 20 anni avanti, però certamente chi fino ad oggi è stato sordo rispetto a queste richieste che fa il territorio, a queste richieste che fanno le aziende, che fanno i residenti, che vogliono che questo posto rinasca e che esprima al massimo le sue potenzialità, speriamo che questa gente smetta di essere sorda e che ci cominci ad ascoltare. Perché lo sviluppo di un luogo non può prescindere dalla partecipazione della popolazione. Mi sono dimenticato di ricordare che c'è anche il direttore del Museo della Ceramica di Caltagirone, la dottoressa Vera Grego. E appunto parlavi della partecipazione della popolazione e Sì, anche ovviamente. questo evento, come tutti quelli che noi abbiamo realizzato, sono stati possibili solo grazie alla partecipazione attiva di tutte le aziende del territorio e di tutti i residenti.
ai quali va un plauso per la loro perseveranza e per la fiducia che hanno riposto nella nostra associazione. Grazie. E abbiamo il piacere di parlare con uno dei produttori, Sergio Amore. Lei sì. Qui produce e vi abita da quanto tempo? Da quando ero piccolo, da ben 3 anni, 4 anni, quindi la mia infanzia è stata qui a Santo Pietro e ho lavorato sempre qui con la mia famiglia e adesso da qualche anno abbiamo sviluppato questa attività agricola e spero che sia fiorente e coinvolgente anche per altre attività, per altre persone che vogliono investire su questo settore. Cosa ne pensa di quello che ha detto Giovanni, quindi come associazione Pro Santo Pietro, quello che stanno facendo e qual è il loro pensiero? Sì, allora io sono del parere intanto che va bene, l'associazione è molto importante perché permette di poter prendere delle iniziative, delle attività non all'unisono ma un po' coinvolgendo tantissime persone. Però sono del parere anche che lo sviluppo di un territorio è anche dato dall'economia e l'economia non può essere data che dalle attività e dalle risorse che mettono tutte le aziende. Quindi da tutti i punti di vista, dall'agricoltura all'enogastronomico e via discorrendo, queste aziende agricole potrebbero mettere a sua volta un punto in più per la valorizzazione del territorio con dei prodotti tipici che venivano prodotti anticamente e che oggi sono migliorati dal punto di vista genetico, tanto da poter offrire alla popolazione un miglior prodotto più resistente e più adatto alla salute umana. Oggi abbiamo in esposizione qua un bel po' di frutti, un bel po' di uva, un po' di pomodoro, sono tutti prodotti qui prodotti del territorio, grano, del grano, ecco appunto, e sono tutti prodotti che io spero che nel futuro abbiano un buon sviluppo, soprattutto per rilanciare l'economia di Santo Pietro e per dare un rilancio a tutto il territorio, sia di Caltagirone e anche di Santo Pietro. Tra l'altro ci troviamo quindi in una sede importante che è la stazione di granicoltura, che proprio rappresenta il frutto in questo momento forse il più vivo del territorio. Sì, è la stazione sperimentale di granicoltura, diciamo che parte tutto da qua, perché questa è un'eccellenza che non tutti conoscono, ma il loro livello di ricerca è elevatissimo. Il dottore Venora fa convegni in tutta Europa e la loro ricerca è hanno realizzato anche un brevetto per la classificazione dei pani fatti con le farine antiche. È qualcosa che lui va in giro per il mondo promuovendolo, è un'eccellenza. È proprio questo lo spirito di questo evento, cercare di evidenziare quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, come tutte queste aziende agricole che già conoscete e che vanno valorizzate, e soltanto se tutti quanti ci stringiamo intorno a questa azienda è possibile che ci sia una ricaduta in termini di sviluppo per tutta la città.